Piccola spiegazione, l'obiettivo di questo scherzo telefonico è di farmi mandare a quel paese. Però come mi faccio a far mandare a quel paese? Ho chiamato uno che ha messo un annuncio su internet dicendo di aver perso un mazzo di chiavi. Prego. Pronto? È pronto Claudio? Pronto? Claudio? Chi è? Salve, sono il signor... ho trovato il suo annuncio su un sito dello smarrimento di chiavi con portachiavo, giusto? Sì. Sì. Le ho trovate per strada, ma le chiavi hanno la testa di un elefante? O un lupo, sembra? No, è un ciondolo è rosso e c'è il lupetto della roba. Ah, ok, allora sono queste le chiavi, le ho trovate, eccole qua. Senta. Ma quando l'ho trovate? Ma l'altro giorno. Sono tanti giorni che l'ho perse. Ma io le ho trovate, le stava calciando un signore. Ah. E le ho prese perché mi sembravano incustodate. Ma dove le ho trovate? In che punto? Erano per strada, in mezzo a delle basole. Ma in che quartiere? Quartiere dei quartieri di Roma, Clodi, non lo so, l'hanno tirato a calci molte volte, mi hanno detto, e quindi può essere che hanno viaggiato molto questo mazzo. Sì, ma dove sta? Dove... Io in casa mia sono, in casa, sono in ciabatte. Ma chi è lei, scusi? Io sono in... Mi sente? No, non sento. Chi è lei? Ah, sono Giovanni Renati. Sono un signore, lavoro alle poste. Sì, ma dove l'ha trovato? Un po' via. Ah, sì, zona Balduina l'ho trovato, la via. In una via. Non ti so dire quale via, io ho trovato solo queste chiavi. Poi io quando trovo delle cose vado sempre sul sito a vedere se qualcuno magari le ha smarrite, no? Sì, ma lei dove sta adesso? In casa, in ciabatte. E allora mi descrive queste chiavi, come sono fatte? Le ciabatte sono di camoscio, un bel modello, sono le qua. Le chiavi! Ah, le chiavi, sì, hanno un ciondolo rosso della Roma. E questo glielo ho detto io, poi? E poi hanno una... le chiavi hanno forma, hanno delle dentature che entrano in una porta e la aprono. Sicuramente, questo sono sicuro. Vabbè, lei è un pezzo di cazzo, sta facendo uno scherzo. Esattamente. Che cosa? No, ma mi ha mandato a fanculo e non l'ho coperto con la voce. Vale lo stesso.